nessuna iniziativa privata e evitare di lasciare il cibo, perché è chiaro che il lupo è un predatore, va alla ricerca di cibo all'esterno delle abitazioni e quindi si avvicina proprio perché alla sua portata, insomma, da mangiare. E anche con gli animali domestici bisogna fare particolarmente attenzione. Gli avvistamenti ormai sono all'ordine del giorno anche vicino alle case, come nella zona di Marino Famercato a Subiano. Cresce così nella retina l'allarme lupi, che negli ultimi giorni hanno fatto anche stragi di animali da allevamento come pecore e mufloni. E anche per gli allevamenti, quindi laddove è possibile installare delle recinzioni, è chiaro che molto dipende, ripeto, dai comportamenti individuali. Il caso adesso è finito in prefettura. Si è infatti riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Maddalena De Luca, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine del comune di Arezzo e della provincia. Uno dei temi trattati è stato proprio questo. Quindi attraverso l'attività dei carabinieri forestali mi hanno appunto rappresentato qual è la reale situazione sul territorio. Si parla di esemplari che vengono classificati in gruppi, perché il lupo si muove in branchi, sono circa 25 famiglie microchippati, quindi sono monitorati, e anche gli altri che non hanno il microchip sono seguiti e controllati attraverso le telecamere. Questa è una situazione che preoccupa, insomma, cosa è stato deciso di fare? Sì, è sicuramente una situazione molto complessa che merita tutta la nostra attenzione. Ora a brevissimo convocherò un incontro con tutti gli attori che sono coinvolti chiaramente e che sono preparati sulla materia, per cui anche la Regione, anche la Task Force Lupo, proprio per individuare quelli che sono però dei comportamenti che vanno adottati. È stato aggredito in pieno giorno da un gruppo di giovani che lo hanno ferito al volto. Torna così ad accendersi l'allarme ai giardini del Porcinai. Ci troviamo a pochi passi dalla stazione di Arezzo. In questa zona c'è un certo grado di disagio. È veramente lasciata all'incuria totale. Sono sempre le persone che o sono ubriachi, drogati, dopo una certa ora. Non si cammina qui. Ad aggredire un passante nel primo pomeriggio per futili motivi, un gruppetto composto da 4-5 ragazzi, a lanciare l'allarme ai presenti in zona, che hanno sentito delle urla a pochi minuti, e sul posto è arrivata la Polizia di Stato. I giovani aggressori si sono subito dati alla fuga, mentre l'uomo, medicato dal personale del 118, ha riportato un trauma facciale con una prognosi di alcuni giorni. Adesso sono in corso le indagini per rintracciare i presunti responsabili. Succede quotidianamente problemi qua davanti, siamo messi veramente male, ma questa ormai è una storia vecchia, non è che raccontiamo niente di nuovo adesso. Tutte le sere qui ci sono spaccio, non c'è nessuno, insomma. Anche piuttosto buia come zona, quindi. Nelle scorse settimane, sempre nel centro storico aretino, in piazza Sant'Agostino, un altro uomo era stato vittima di un'aggressione per aver chiesto a dei giovani di legare il loro cane di taglia grossa mentre lui stava camminando assieme al suo amico a quattro zampe che si trovava al guinzaglio. La situazione è fuori controllo in piazza Sant'Agostino. A me mi hanno preso anche a pugni nel viso una volta, 2 anni fa. Assolutamente ci vuole più controllo in piazza Sant'Agostino e Arezzo in generale. Si è chiusa nel tardo pomeriggio una lunga udienza, l'ultima, sul caso Coingas. Oggi dovevano terminare le arringhe delle difese ed infatti è stato così. La sentenza sarà il 28 febbraio. La procura ha inciampato sul sindaco, ha detto in aula il difensore del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Con lui a processo ci sono altri 10 imputati. L'impressione è che la procura abbia inciampato sul sindaco nello svolgimento delle sue indagini, ha detto in aula Piero Melani Graverini, difensore di Ghinelli, che ha raccolto il testimone di Luca Fanfani. Certo è che se si inciampa sul sindaco, ha detto, il processo prende un'altra luce. Graverini ha poi chiesto l'assoluzione per tutti e tre i capi di imputazione. Assoluzione perché il fatto non sussiste, anche questa la richiesta avanzata dai legali dell'assessore Alberto Merelli, e anche i legali dei tre imputati del filone multiservizi si sono espressi chiedendo l'assoluzione per Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa, Luca Amendola, ex presidente di Arezzo Multiservizi, e Roberto Bardelli, consigliere
consigliere comunale. Chiesta l'assoluzione da parte dei difensori anche per Franco Scortecci, attuale presidente di Coingas, Mara Caccioli, ex dipendente, per l'avvocato Stefano Pasquini. Il 28 febbraio la procura dunque potrà pronunciare le sue repliche e poi la lettura dell'attesa sentenza. Castiglion Fibocchi è città dell'olio. È stata consegnata la bandiera dell'associazione al comune, che entra così a far parte della grande rete che raccoglie 437 enti pubblici impegnati nella promozione dell'olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano. Castiglion Fibocchi è il 56esimo comune della Toscana ad aderire alla rete. (1923-2023) ACI Arezzo compie 100 anni, al via un programma di iniziative del centenario diviso in un calendario istituzionale e in un calendario sportivo. Questo centenario viene da noi celebrato in modo dinamico. Non abbiamo intenzione di fare un'autocelebrazione, ma dare importanza a quello che l'ACI può fare per il territorio. Quando si parla di ambito sportivo, le gare chiamano tantissimo pubblico che alimenta il circuito turistico ricettivo. Questo è uno dei primi motivi, oltre alla bellezza delle gare in sé per sé. Dall'altro lato l'attività istituzionale, la sicurezza stradale, il progetto Guida che ti guido, che è quello rivolto a tutte le scuole, che faremo e che muoveremo all'interno per creare nei ragazzi e la coscienza della sicurezza stradale. Oltre alla parte istituzionale poi ci sono le manifestazioni sportive. Quest'anno abbiamo forse la novità che, se verrà fatta, la Camoscia Cortona è un raduno di autostoriche da competizione in un tracciato che se no lo vedeva un percorso mai finito, mentre invece sta riprendendo vita. Forse si potrà rifare qualcosa anche nella salita dello Spino, che quest'anno invece non è in calendario, quindi cerchiamo di movimentare anche queste attività che sono storicamente eccezionali e che stanno morendo. Tra gli appuntamenti clou, l'8 ottobre ci sarà Ruote nella Storia, che quest'anno trova casa proprio nella città di Arezzo. Ruote nella Storia è ormai arrivata la nostra quinta edizione, la nostra manifestazione culmine gioiello, e quest'anno ad Arezzo, perché ci sembrava giusto dopo le quattro vallate entrare nella bellezza della città, in modo tale da valorizzare la nostra bellissima città insieme a questo raduno di auto antiche e che sono veramente uno spettacolo. Un nuovo format nella programmazione di Arezzo TV: si canta, si balla, si ride, che si fa? Si gioca. No, è stata veramente, penso, una bella cosa ideata qui con Mireno. Quello c'è anche il prete per la messa in onda. Sì, è vero. È vero. E ci ha dato anche la benedizione all'inizio, perché in fondo hai ragione. Sì, che venisse bene la trasmissione, ci ha anche dato la benedizione. No. Ma te canti? Ogni tanto sì, facciamo delle belle cose. Roba... perché sei un uomo felice, bello, sei proprio uno messo da baciare tutto, da diventare quasi gay. Da... anche quello dammi ora. A una certa età bisogna provarle tutte. Aspettiamo, dai, ancora, aspettiamo. Senti, ma sì, vero, si fa. Generi a parte, di che si parla in questa trasmissione? Ma la mia parte è sicuramente quella musicale, sentirete delle canzoni belle, attuali, da jukebox. Poi fa anche cabaret, lui fa anche cabaret, fa proprio, si veste da fa cabaret, fa il comico, è bravissimo come comico, cioè, se lo sapeva prima mi ha detto avrebbe fatto una cosa da giovane, ora l'ha scoperto tardi, però. Siamo a carnevale ora. Siamo a carnevale. E che vuol dire? Ogni scherzo vale. No, ma te mi hanno detto che sei bravissimo. L'ho visto anch'io. Sì. Poi ti guardo in televisione, mi calma. Sì. Ma te che hai fatto? Che ho fatto? Se guardi Arezzo TV lo scopri di più. Ma qualcosina, qualche anticipazione ce la dai? No, c'ero ogni tanto, però poi dopo sono ritornato. Ma io guardavo quello che facevi te. Ma c'è anche la valletta, mi hanno detto. Le donne, pieno di donne, pieno di donne, proprio donne, ma buone, cioè di carattere. Buone di carattere. Buone, cioè, con un caratterino che è una cosa micidiale. No, le donne tutte a noi niente. Ho visto un furgoncino anni 60. È bellino, è veramente bellino, dai. E quello è il nostro mezzo di trasferimento che abbiamo, e così almeno non ci nota nessuno. È bellino, giusto? Che non ci nota nessuno. Io avevo preso l'Ape e sono rimasto a piedi. Era l'ultimo modello, è tre ruote e uno sportello, ma sono rimasto a piedi. Sì. Lo dico quella, allora.
E te sei più fortunato di me, lo sapevo. Siamo sul camioncino. Vabbè, insomma, qualcosa ci avete detto. E poi, insomma, l'invito è a seguire la programmazione. Sicuramente sì, se no era brutto svelare subito fin dall'inizio tutto. La gente ci deve guardare, penso che una mezz'oretta si divertirà con come noi. Come dice Beppe, se guarderesti le figure ne sai di più. È vero, sicuramente sì. Dai, in questi momenti che sono tristi, con problemi, costi, benzina, cavoli vari, una io mezz'oretta. Con la miscela. Ancora? Sì, e sono là per l'ultimo modello. Okay. Così almeno mezz'ora spensierata, sicuramente la volevamo regalare un po' a tutto il pubblico. Una mezz'orina, come dice, lo andava al bagno, sì, sì. Una mezz'orina. Va bene, ma il titolo ce lo dite? Lo sa lui. Canzoni e cabaret era questo, no? Ah, sì. O me l'ha cambiato? No, perché no, non si sa mai, no, magari perché lui scherza, carnevale, poi c'è le suore, poi c'è i preti, c'è le, non lo so che ha combinato. Canzoni e cabaret, a giudicare. C'è anche un personaggio che hai pensato te, ho visto adesso sempre nelle reti nazionali. È sempre nelle reti nazionali, sì. Ha un personaggio. Il sabato sera c'è troppo. Sì, qualche ospite ce l'abbiamo di, sì, di livello. Lui sicuramente ho visto che sta facendo un bel successo. Questo ci fa molto più. Ma lei non l'ha vista? Quella l'ho vista, sì. Vabbè, insomma lui, lei e l'altro, comunque sia, seguite Arezzo TV e siamo rimasti e lui in fondo hai visto? Siamo tanti, ma siamo rimasti e qualche risata ce la faremo sicuramente, sì, qualche, e con un po' di bella musica anche. No, ha detto bene Peppe, è meglio sta bene che sta male, quindi se uno guarda una cosa che insomma passa un po' di tempo bene, è meglio che guarda una cosa che sta male poi, cioè, io l'ho scoperto, è meglio sta bene che sta male. Sicuramente. Dopo il telegiornale, dopo le brutte notizie che di solito noi diamo una al telegiornale, di allegria e di bella musica, ok? Ornella Muti in una splendida forma al Teatro Mario Spina di Castiglione Fiorentino per la pièce Il pittore di cadaveri, che contrariamente al macabro titolo è un'opera poetica che invita ad amare la vita, infondendo un senso di fiducia nel futuro. L'opera narra infatti la vicenda di un pittore stimato soprattutto per la sua capacità di stupire, oppresso dalla dipendenza di farmaci e alcol. Volendo creare un'insolita ed eccentrica performance, cerca di trafugare le spoglie del padre, ma viene arrestato e cade in una sorta di depressione. Gli viene così commissionato un ritratto, la moglie di un facoltoso committente. La donna da ritrarre arriva priva di sensi in una cassa. L'artista in qualche modo la rivitalizza e tra pittore e modella nasce un patto, e ad ogni richiesta della donna il pittore riceve in cambio un colore. L'unica spiegazione razionale è che qualunque cosa ti abbia colpita in realtà non ti abbia uccisa. Che per qualsiasi ragione tu sia necessità. Ci sono delle malattie rare, ma ci sono, che rallentano il battito cardiaco tanto al punto che una persona viene dichiarata morta. Quindi stai dicendo che potrebbe essere un miracolo, cazzo, quando lo sapessi io, Peppe. Aspetta. Sentiamo le pulsazioni. Inizia lo spettacolo, che lui fa questo racconto, che viene beccato dalla polizia mentre tenta di fare una cosa non proprio consona per fare una sua opera d'arte. Quindi diciamo il fatto che poi gli commissionino proprio un'opera d'arte fuori dagli schemi, per lui è anche un po' un'occasione di provare, di riuscire a lavorare in un certo modo. Non so come dire, ci sono... L'altro personaggio, che è il signor Pepper, diciamo, che è il commissionante del... Lui è una persona ricca che può fare determinate cose senza essere perseguibile a livello legislativo, perché è una persona potente, ma non ha l'arte per fare una cosa del genere. Quindi si rifà al mio personaggio, a Vitavich, che ha l'arte per fare una cosa del genere, ma che quando ha provato a fare un'opera fuori, totalmente fuori dagli schemi, è stato beccato e arrestato. Quindi c'è, è un po' anche questo uno specchio, no? C'è chi può con i mezzi ed è intoccabile, e c'è chi non può, ma può soltanto con i mezzi dell'arte.